c'è Chiara Ferragni con un abito nero brillante accompagnata da una bambina. Lustrini. Elegantissima. Paolo Iannacci al pianoforte. L'Arena di Verona ai cori, hai sentito? Sì. Chiara, l'amano tutti. Il suo compleanno è domani, 7 maggio, 30 anni. Ha cominciato a festeggiare a metà settimana. Per chi non lo sapesse, Chiara Ferragni è la fidanzata di Fedez. Beh, penso che... No, per che dire, magari parecchio. Qualcuno, no, sai, magari qualcuno... Chi è Chiara Ferragni? Chi è? La più famosa fashion blogger italiana, direi. Nel mondo, assolutamente. The Blonde Salad. Attenzione, immagini... di loro due, Chiara e Federico, backstage del servizio fotografico di Vanity Fair. Chiara e Federico a Miami, suppongo. Un bacio a letto alla Golden Globe, era quando sei vestito tutto così, sì, elegante. Aspetta, Arena di Verona, fai vedere il tuo cuore, tutti con il cuoricino rosso in mano all'arena. Fedez in smoking. Prendo quello che prendi te, quattro bicchieri di chardonnay, pieni di ma, pieni di sé, ci si ripete fra un po'. Viene alle tre, porto alle tre, ho ancora visto la Tour Eiffel, ti blocco a Malpensa e ci baciamo a Charles de Gaulle. Oh! Sembrava nulla, invece eccoci qua, tu la mia calamita, ho la tua calamita, una dose di certezza per le mie velleità, per sempre sarà. Non servono anelli che ci tengono assieme, di anelli sono fatte le catene, seppur così presto non ne faccio altrimenti, cuore in arresto, favorisca i sentimenti, nel pomeriggio lasciamo la stanza, io che non dormo sui voli Lufthansa, tu stai ancora un po', ancora un po'. Non ho mai fatto il nodo alla cravatta fino ad ora, la vita mi ha insegnato a farmi il nodo alla gola, piace, ti sei preso un paranoico d'adozione, per questo ho un problema, per ogni soluzione. Non ci pensi, no, faccio un salto nel vuoto dei nostri silenzi, e ti han detto se mi tocchi stai attenta che ti sporchi, a casa ho un cuscino con vista sui tuoi occhi. Oh! Sembrava nulla, invece eccoci qua, tu la mia calamita e la tua calamita, una dose di certezza per le mie velleità, per sempre sarà. Servono anelli che ci tengono assieme, perché di anelli sono fatte le catene, seppur così presto non ne faccio altrimenti, ora in arresto favorisca i sentimenti, nel pomeriggio lasciamo la stanza, io che non dormo sui voli Lufthansa, tu stai ancora un po', ancora un po'. Non servono anelli per tenerci assieme, ma per chiederti quello che ti sto per chiedere, forse. Sì. No, vabbè. È in ginocchio. Con un anello. E lei ha detto sì, perché lo sta baciando. Sei matto, le dice, sei matto. E Federico ha chiesto a Chiara. Sì, sì, lei fa sì con la testa. Sì, sì, sì. Si sì, sposano! Sì, 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 sì. Baci, baci, baci. E tutto questo è successo in diretta. Qui da noi, ma su forse... RTL 102.5. Forse Federico si era dimenticato. Grazie di essere sì. In diretta. Grazie per la collaborazione. E si allontanano, mano nella mano. Lei, wow. Guarda, no, veramente.